questo non prendersi sul serio traspare anche dalla metrica e anche da alcuni versi, perché alcune poesie hanno una impostazione, una struttura molto ottocentesca per alcuni tratti, quindi una poesia curata, molto puntuale, nella ricerca della parola giusta, però quasi per volutamente, per interrompere quello che è un po' la poesia destinata a un'elite, la porta immediatamente nel mondo contemporaneo, la porta in maniera brusca, in maniera repentina, per cui tu, mentre il pensiero fluisce verso degli elementi oggettivi e universali che rimandano a una percezione di un mondo che non è necessariamente contingente a noi stessi, all'improvviso tutto si interrompe, perché anche con qualcosa che ho definito blasfemo, quasi una bestemmia rispetto a questa impostazione più, diciamo, mi rimanda a Saba per alcuni tratti, quindi, o per alcuni versi addirittura a un Pascoli, al Pascoli dalla struttura, dagli ossimori, dalle percezioni puntuali, la vuole rompere immediatamente per dire: però siamo su questo mondo, siamo in questo momento dove tutto è così confuso, così fluido, e non ci possiamo permettere di rimanere incantati in qualcosa che è altro da noi, ma bisogna immediatamente tornare con i piedi per terra. E nel momento in cui ho letto una poesia che tra un po' vi leggo, che a me piace molto, io ho detto che forse in quella poesia dove tutto era costruito in maniera così elegantemente raffinato, lo interrompe in una maniera eccessivamente brusca. E ho detto che forse lui in quel momento non ha voluto prendersi sul serio. Ha detto: non posso costruire qualcosa che possa essere poi universalmente bello, ma devo tornare ad essere la persona con quello che mi rimane, mi fa stare lì, quasi con l'Ungaretti che dice: lasciatemi lì, mentre tutti siete in giro, voglio stare lì come una cosa dimenticata accanto al camino di casa mia, quindi non mi prendete troppo sul serio, perché poi alla fine non riesco a costruire dei capolavori, ma riesco a costruire qualcosa che vi può far pensare, piuttosto che a quello che ho scritto, a quello che sarà il vostro futuro punto di vista dopo aver letto queste poesie. Il giorno 27 di novembre dell'anno 961, all'ora in cui nascono i bimbi, ho preso effettivo servizio al chilometro 4700 della strada statale 29. Da allora qui è il mio mondo, non oltre il chilometro 20, dove incomincia la tratta di pertinenza di un altro cantoniere. È da tanto che vorrei varcare i limiti della mia giurisdizione, essere altrove, vedere la fine, il chilometro zero. Ma grazie a Madame Fornero non bastano mai le marchette per andare in congedo. E pensare che l'ANAS ha persino dismesso la strada. È così che proseguo il mio andirivieni, le soste brevi alle piazzole, le lunghe al deposito del sale, visibile come un lacerto tutto di giallo vestito. Per me la strada è una mano di cui prendermi cura, dove si formano rughe, screpolature, buche, una pagina alla carreggiata su cui scrivere stop. Rapidi passano i SUV, scendono lento corriere alla volta del mare, carichi viaggiano i tir verso i perlontani. Io mi scanso e dai bordi resto qui a guardare l'asfalto con il pennello in mano. E credo che soffermarsi sulla poesia sia veramente un arricchimento notevole. È qualcosa però che secondo me deve dire una parola sul mondo. Io sono contro la poesia come semplice gioco linguistico, che è venuta molto fuori nelle avanguardie, ad esempio nel gruppo 63. Sono contro la poesia sentimentale, questo magari non siete d'accordo, non lo so. Per esempio, a me la poesia che esprime sentimenti personali, emozioni personali, a me non interessa. Però questo è un gusto personale, è la mia idea di poesia. Per me ce n'è tantissima, però così, e molto spesso si confonde
quel tipo di poesia molto sentimentale, espressione di sentimento con la poesia. È un genere di poesia che io proprio non conosco, non apprezzo. Per me la poesia deve dire qualcosa sul mondo, sulla vita, qualcosa di profondo, come diceva benissimo Luigi, deve andare a fondo. Dice di più, secondo me, la poesia sul mondo di tante altre esperienze che si fanno. Però la vera poesia è quella che ci parla della vita, ci parla del mondo e ci cerca di trovare un senso. Però, come diceva anche bene Luigi prima, non deve essere neanche troppo pesante, non deve essere un discorso troppo noioso, pesante, che annoia. Deve essere qualcosa che ha anche un po' il suo controcanto, perché il mondo di oggi non è un mondo incantato, tutt'altro, è un mondo pieno di conflitti, è un mondo pieno di sofferenza, è un mondo pieno di dissonanze, è un mondo pieno di lingue diverse che si incrociano. Non c'è più una lingua pura. In che lingua scrivo? È una domanda che mi faccio. In che lingua posso scrivere poesia oggi? L'italiano di Dante non c'è più. Ecco, il nostro italiano è pieno di parole inglesi, pieno di parole... è pieno di interferenze. Però questa è la lingua che abbiamo. Con questa lingua dobbiamo scrivere poesia oggi, se vogliamo scrivere poesia. Che parli del mondo, perché sennò facciamo... una poesia che sta lassù. Io non ho questa idea, la poesia deve parlare della vita che viviamo oggi.